Ciao a tutte, eccoci qua tornati con un nuovissimo video. In questo video vi parlerò della mia skincare routine mattutina e serale. Quindi vi farò vedere tutti i prodotti che utilizzo, vi darò anche qualche consiglio perché comunque mi piace molto questo campo, quindi mi sono molto informata. E poi vedrete anche in opera i vari prodotti. Allora, il primo prodotto che vi mostro è un prodotto che un po' tutti abbiamo, un po' tutti utilizziamo, ovvero l'acqua micellare. Questa qui è di Garnier. Ed è a cominciare tutto in uno, quindi strucca, deterge e idrata. Io questa qua la utilizzo la mattina per levare il sebo in eccesso e la utilizzo con un dischetto di cotone, la metto e pulisco il viso. Mi piacciono un po' tutte le acque micellari di Garnier, questa poi l'avevo provata un'altra per le pelli grasse e per... aiutare le imperfezioni, ma questa è proprio quella che mi piace di più. In questo caso c'è scritto senza risciacquo, però va risciacquata la acqua micellare, quindi mi raccomando, anche se vi struccate proprio con queste, sciacquatevele sempre. E quindi io la mattina appena mi sveglio passo questo e poi la sciacquo. Il secondo passaggio che faccio è utilizzare questa qua, che è una mousse detergente delicata per pelli sensibili con estratto di calendula ed estratto di camomilla. Ed è della Vivi Verde Coop, perché io mi trovo benissimo con questi prodotti perché sono naturali e costano poco, il giusto, mi trovo veramente molto bene. È tantissimo tempo che la utilizzo, non la compro tantissimo e mi trovo veramente bene. Se smetto di usare anche solo questa, che magari prima mi lavavo il viso solo con questa, mi cambia subito il viso, mi diventa molto più secco e mi vengono un sacco di imperfezioni. Quindi questo qua secondo me è proprio il prodotto base per una skincare perfetta. E niente, questo è della Vivi Verde Coop, ma comunque una mousse detergente va bene di qualunque marca, questa vi ho detto, la consiglio molto. E quindi con questa lavo il viso e sciacquo. E poi vado a mettere la luce liquida della Vera Lab, che ho rifatto un ordine, l'avevate già vista nello scorso haul. Eccola qua, questa qui la utilizzo da un po' di tempo e vedo veramente tanti miglioramenti. Praticamente la metto in un dischetto di cotone e la passo su tutto il viso. È tipo un... cioè va messa come tonico, ma non è un tonico, serve per... è una lozione illuminante per il viso, ma la cosa che io ho visto tantissimo è il cambiamento che mi ha fatto la pelle, il colore della pelle molto più omogeneo. E il blu sarebbe anche un antimpurità e diciamo che un pochettino li secca, ma non tantissimo i brufoli, però magari un pochino i piccoli brufoletti, quelle cose lì le leva veramente tanto. Questa si può usare anche sul corpo se avete delle cose che va tutta. E comunque è infatti una lozione illuminante anti-impurità. Io la consiglio veramente tantissimo, mi piace veramente un sacco. Vi lascio comunque qua sotto tutti i link dei prodotti che trovo su internet, ma dovrei trovarveli quasi tutti. Comunque niente, questa qua ve la consiglio veramente tantissimo. E poi infine la mattina, non sempre, vado a utilizzare una crema pre-makeup, quindi quando non mi trucco non metto altro perché io ho la pelle abbastanza secca, quindi la crema idratante mi fa ungere ancora di più. E nei casi in cui mi trucco vado a utilizzare questa crema qua di Dr. Jart, che si chiama Cica Pair. È una crema, è un trattamento, possiamo dire così, anche questo per fare il colorito molto più omogeneo e soprattutto a SPF 30, infatti la utilizzo per questo più che altro l'estate, perché almeno anche se mi trucco comunque ho sempre una protezione sul viso, o anche se non mi trucco e devo andare al mare magari la metto. Ora in questo caso è un campioncino che mi è arrivato con un pacco, infatti lo sto usando per questo, poi non so se la riacquisterò, comunque ve la consiglio molto, questa è molto... densa, è tipo un po' colorata e mi piace un sacco perché ti fa il viso un pochino più omogeneo, tipo una BB cream, possiamo dire, ma proprio alla lontana. E come ho detto, ha l'SPF 30. Quindi la mattina io quello che faccio è questo. Il passaggio che però non salto proprio mai è il detergente, la mousse detergente. L'acqua micellare mi impegno a utilizzarla perché vedo veramente un cambiamento molto grande, però comunque almeno il detergente schiumoso lo utilizzo sempre.
La sera invece, se sono truccata, mi strucco con un prodotto, ovvero l'olio denso, sempre di Vera Lab. Io mi trovo benissimo con questo prodotto per struccarmi, mi strucca veramente bene, bene gli occhi, soprattutto il mascara lo scioglie proprio. Questo qui è un detergente oleoso, quindi un olio in gel. Ve lo faccio vedere la consistenza perché è un po' particolare, cioè nel senso è nuovo come prodotto. Vedete, si mette così. E io ne metto parecchio, soprattutto sugli occhi. Il viso lo passo velocemente, ma sugli occhi veramente ne metto tanto e il mascara me lo scioglie benissimo, come potete vedere. E quindi niente, metto questo, tanto intanto mi strucco, quindi ne metto tanto a viso asciutto. Poi prendo proprio un po' d'acqua, me lo bagno e mi faccio tipo un po' di massaggio, però non si deve sciogliere, non deve venire la schiuma. E poi prendo il panno in microfibra, che in questo caso, vabbè, è sporco perché lo devo lavare. Ed è questo qua di Vera Lab, che avete visto sempre nell'haul, però comunque va bene qualunque tipo di panno in microfibra. E con il viso, con l'olio denso asciutto vado a levare tutto, come potete vedere, e si leva benissimo. E poi comunque il panno si pulisce, poi la lavatrice diventa come nuovo. Ma comunque io è più di 2 mesi che ce l'ho ed è sempre super super morbido, quindi vi lascio sempre tutti i link. Poi quando ho finito, se mi è rimasto qualche residuo di mascara, io vado ad utilizzare l'acqua micellare con un dischetto ricottone un pochino sugli occhi, proprio per pulire, la ripasso un po' tutto sul viso, ma comunque solitamente l'olio denso mi leva tutto. E poi dopo vado a fare la doppia detersione. La doppia detersione non la faccio sempre, però la maggior parte delle volte, sì, soprattutto se tipo l'estate che sono andata al mare e tutto, la faccio sempre. La doppia detersione funziona che io metto olio denso su viso asciutto, sopra l'olio denso vado sempre a bagnarmi un pochettino le mani e vado un po' a mescolare, cioè a massaggiarlo con le mani un po' bagnate, ma non deve venire la schiuma perché l'olio denso, se viene poi bagnato, viene proprio la schiuma come un sapone classico. Quindi metto olio denso, viso asciutto, olio denso, mani bagnatrice, massaggio, e sopra l'olio denso vado a mettere il detergente schiumoso, la mousse detergente, pulito, cioè massaggio molto bene e poi levo con panno in microfibra e acqua. Il panno in microfibra mi aiuta anche perché è un po' esfoliante, quindi magari nei punti dove ho più imperfezioni, per esempio naso con un po' di punti neri, mento e quando ho i vari brufoletti, con anche con l'olio denso massaggio molto più forte in quei punti e poi anche con il panno. E poi sciacquo. Poi, vabbè, metto sempre la mia lozione illuminante di Vera Lab e dopo vado ad utilizzare, non sempre, ma in questo periodo che ho un po' di brufoli, voglio sempre utilizzare il Benzac, che è un gel farmaceutico. Questo qua è un prodotto che consigliano per l'acne, ma io a me non ho acne, però ho magari dei grappoli d'uva di brufoletti, quindi magari lo metto lì e mi risgonfia un sacco, mi leva un sacco i rossori. È un gel bianco, è una crema bianca che si secca, quindi io la metto prima di dormire, la tengo tutta la notte, la mattina sciacquo e mi sgonfio veramente tantissimo i brufoli. Invece, una volta a settimana, due, vado ad utilizzare due maschere. La prima è questa qui che avete forse già visto, che è una maschera detox all'argilla pura della L'Oreal. E mi piacciono veramente un sacco queste maschere qua all'argilla perché veramente mi fanno il viso un sacco morbido, un sacco rimpolpato e mi leva veramente tanta impurità. In questo caso, come ho detto, è detox, quindi detossinante, ma comunque ci sono anche quelle anti-imperfezioni, infatti la voglio provare e ci sono anche altre che poi ognuno prende per i vari tipi di pelle. Devo dire che questa qui è un po' forte, quindi mi rimane un po' la pelle rossa quando la levo, quindi comunque la faccio massimo una volta a settimana. E poi faccio anche questa qua di Sephora, che è una mousse anti-imperfezioni. Devo dire che non ho visto cambiamenti come con quella all'argilla, però io la continuo ad utilizzare e non lo so. Non so, se voi avete mai provato queste maschere qua, o magari questa qui l'avete utilizzata per tanto, scrivetemi qua sotto se vi siete trovate bene, perché non ho visto tante differenze, ma magari a lungo andare mi darà buoni risultati. E poi quando ne ho bisogno, quindi anche tutti i giorni, nel senso non è che vado a vedere quanto passa,
utilizzare questi cerottini anti punti neri, liberi pori istantaneamente di Nivea. Sono fantastici, sono i cerottini che levano i punti neri migliori che abbia mai provato. Ne ho provati tanti e sono gli unici che mi levano veramente tutto, e ci sono quelli per il naso e mento e qua. Io diciamo che utilizzo solo il naso e il mento ogni tanto e li levo veramente tanto. Bagno il naso, li metto quando è bello secco, che lo sento secco, lo leva e leva veramente tutto. Quindi questi sono i prodotti che utilizzo per la mia skincare. Se avete qualche domanda da chiedermi, scrivetemi tutto qua sotto. Vi lascio comunque tutti i link nell'info box dei prodotti che vi ho mostrato. E niente, quindi questo era tutto. Mi raccomando, lasciate un like a questo video, iscrivetevi se non siete già iscritti, seguitemi su Instagram, PrinciAu, anche qua sotto tutto il link, e anche su TikTok. E niente, questo era tutto, un bacione, ciao! Ciao a tutti e ciao a tutte, eccoci. Ah no, aspetta un attimo. Ma... Capito che devi sta zitta? Sta zitta!